tutti ragazzi, qui a Wet Wet Simone Pagello, una crisi d'identità. Finalmente oggi tornati in un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più. E siamo tornati in un nuovissimo episodio di Madre di Risparmio. Madre di Risparmio però in amore. Quindi c'è questo, questa pantomima, questa tragedia, questo volersi a tutti i costi. Per questo episodio mi raccomando di superare i 50.000 like in questo preciso istante. Il bottoncino che ci facciamo diventare blu e venite a seguire su Instagram, dove ogni giorno alle mezzogiorno, alle mezzogiorno e 30 caricherò una mia foto con un colore di capelli diversi. E vi ricordo che il 12 luglio uscirà su Spotify il nostro nuovo pezzo degli Amadeus e Pacello, che disastro. Quindi vi lascio il link per preservare il brano qui sotto in descrizione. Partiamo. Malati di Risparmio. Wow, guarda Chloe, è un ponte, devi stare attenta. Non ho mai visto un ponte simile in vita mia. Ehi, guarda Chloe, cos'è questo? Guarda, c'è un giocattolo lì. Oh, guarda. Ma è rotto, signore, è rotto, è visibilmente rotto. I bambini dimenticano continuamente i giocattoli e se nessuno li cerca, perché non prenderli e portarli a casa? Perché non sono i tuoi? È perfetto, lo laviamo e sarà come nuovo. Va sterilizzato, col fuoco e con l'incenso. Gli mancano due ruote. Alla padrona gli manca un'altra cosa, ma qua. Può giocarci lo stesso, tesoro. Ci ritroviamo pieni di giocattoli che probabilmente non sarebbero più utilizzabili. Tra l'altro tutti i giocattoli che stanno prendendo la terra sono tutti rotti. Alla macchinina mancavano due ruote. Al bambolotto lì manca la testa. Non è facile per dei genitori impegnati tener viva la fiamma. Per fiamma si intende proprio il rapporto intimo, quello proprio il bunga bunga. Ma fa bene mantenere un po' di romanticismo. Ma per Apple Malesio... Come cazzo si chiama? Palompalompalompesio? Nel tempo libero non fa altro che tagliare le spese di casa. Appena avuta Chloe, ho notato che lei era ancora più parsimoniosa di quanto non lo fosse normalmente. Chloe, è ora del lattuccio. Anche il lattuccio l'ha trovato per terra al parco? Così raccolgo il latte materno delle mie amiche. Che cosa? Che cosa? Come il latte materno delle sue amiche? Che cosa significa raccoglie il latte materno delle sue amiche? Annie è del corso di yoga. Jessica invece è una delle mie colleghe. Ma io non ci credo, guarda lì! C'è il latte delle mammelle di altre donne, sue amiche di yoga. E poi lo fa bere a sua figlia e conserva il loro latte in frigo. Brandy porta i bambini al parco con noi. Quindi Brandy è porta a casa. Questo è di Jennifer, latte di Megan. A quante mamme hai toccato le tette? Ci saranno 16 mamme in quel frigo. Ancora Jessica... A Chloe piace più di tutti il latte di Jessica. Perché forse è la sua vera madre. Bere il latte del seno di qualcun altro per me è strano. Il risparmio con il latte materno equivale a più di $1,000 l'anno rispetto al costo del latte industriale. Ma rubando un paio di tette qui e là, il suo costo praticamente è pari a zero. Diventare mamma mi ha reso ancor più... Pazza ti ha reso! Pazza! E questa è la verità. Ossessionata dal risparmio. Dopo l'università ero un po' tirata, ma dopo aver avuto la bambina... Lo sono diventata ancora di più. La gente compra salviette per bambini, salviette umidificate. E lei, signor genio, come ha pensato di ovviare a tutto ciò? Invece io me le faccio a casa. Non oso immaginare in che modo, guardi. Bene. Cosa sta tagliando quel rotolone a metà? Dove siamo? Ad Astatac? Dov'è la colla vinilica? Ho fatto delle salviette umidificate. No, è una palla di niente. Ne faccio parecchi usi. Le uso per pulirmi le mani, per pulirmi il culo, pulire il tavolo della cucina, oppure anche il culo, il piano di lavoro. Sono assolutamente riutilizzabili. No, che non sono riutilizzabili. A parte che non sono salviettine imbevute, è carta bagnata, che è diverso. Quindi le metto in questo contenitore ed ecco qua che abbiamo le salviette di Chloe. Ma io non ci credo. Ma che cos'è quella roba? Che cos'è quell'oggetto? Che cos'è? Le uso per pulirle il culo. Di recente abbiamo avuto una discussione sul fatto di riusare di continuo salviette che andrebbero buttate. Ma sono sporche! Sono visibilmente sporche! Che cazzo stai facendo? Le salviettine fatte in casa di Apple. Si chiama Apple la mamma? Come si chiama tua mamma, Mela? Le fanno risparmiare 50 centesimi al giorno per 6 cambi di pannolino. Il fasciatore
io per cambiare il bebè è l'acquisto più costoso che deve affrontare una neomamma. Così invece di spendere $200 per comprarlo, ho preso il mio gratis presso una stazione di servizio che stava per chiudere. Ma come? Come? Come hai preso un fasciatoio da una stazione di servizio? È la cosa meno igienica al mondo, ma poi dico io, no? Vuoi fare la tirchia? Ma fallo con la tua salute, con la tua persona, ma non con quella di tua figlia. Pensate voi alla vita di sta povera bambina, che è costretta a bere il latte materno di altre mamme, che viene pulita con salviettine imbevute sporche, fatte in casa, tra l'altro, è cambiata su un fasciatoio di un autogrill. Non ci credo. Quando Apple ha portato a casa il fasciatoio usato dalla stazione di servizio, ho pensato che fosse assurdo. Insomma, non mi sembrava per niente igienico. Ah, ah no? Lui è un ex scienziato? Victor pensava che il fasciatoio fosse brutto e sporco. Non è che lo pensava, è la realtà. Quando l'ho portato a casa, ma abbiamo lavato la superficie e ora è perfetto. Oltre ad aver trovato il modo di risparmiare sulle salviette e il fasciatoio, non oso immaginare che cos'altro si è inventato il genio. Apple ha anche una tecnica per risparmiare $450 sui pannolini. In che modo? Li fa cagare all'aperto, i bambini li porta al parco e come i cani li fanno cagare vicino agli alberi. Perché non usare le magliette per fare pannolini riciclabili? Ma come le magliette? Come le magliette? Fa fare la cacca a sua figlia delle magliette? Ma che razza? Da dove vieni? Da una Mac? Chi sei? Ma come ti permetti? Si tagliano i lati. Ah no, lo sta proprio costruendo il pannolino. Poi via le maniche. E si ripiegano i lembi. Cioè lei fa proprio le magliette, le trasforma in pannolini. Quanto talento sprecato, signora mia. Ecco fatto. Pannolini fatti in casa. E adesso tutti a cagare nelle magliette di papà. Su. La passione di Apple per il risparmio le lascia pochi soldi e tempo per il romanticismo. Diciamo che si fa poco zunghete in zanghete. Soprattutto con Chloe e la quantità di attenzioni assolute che richiede, io credo che non sia facile pensare a noi stessi come una coppia. Vorrei riaccendere la scintilla nel nostro rapporto. Sorprenderò Vic con una seratina romantica. Io non mi fiderei molto della signorina Apple. Soprattutto non farei prendere lei iniziativa, dato al fatto che crea pannolini con le magliette. Le donne generalmente spendono in media centinaia di dollari per sistemarsi i capelli, per la ceretta, per rendersi presentabili. E non c'è bisogno di denigrare le altre persone. Semplicemente si rendono presentabili per le persone che amano. Mi sto arrabbiando. E io devo trovare il modo di spendere meno di $100 per rifarmi completamente il look. Fatti solo la doccia. Ho portato la mia ceretta da casa. Ma non puoi andare dall'estetista e portarti la ceretta da casa. È come se vai al ristorante ma tieni un panino sotto orace. Che ci fai a fa? Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta in questo preciso istante qui sotto nei commenti, lettera per lettera, che disastro. Lascerò un like e un cuore a quanti più commenti possibili. E lo sapete che lo faccio. Vi leggo e vi tengo d'occhio. Quindi può farmi $30 invece di 65? La sua prenotazione per una ceretta totale costa $65. Non facciamo mezze prestazioni. Da notare anche la bellezza comunque del ciuffo dell'estetista. Non può farmi uno sconto, per favore? Lei praticamente sta andando in giro a chiedere pietà. Quando è entrata sembrava come qualunque altra donna che entra qui, che può tranquillamente permettersi i nostri servizi. Ah! In realtà l'estetista potrebbe essere anche molto più indulgente, più carina nei modi di togliere la ceretta. Ma siccome la odia, no? La sta massacrando di sua spontanea volontà. Fa male! E per $30 te lo devi tenere il dolore. Ora vado a farmi i capelli. Se la ceretta se l'è portata da casa, questa che cosa? Va dal parrucchiere e si porta lo shampoo da casa. Arriva già con i capelli bagnati, dice lo shampoo l'ho già fatto. Mi sono portata le mie extension. Ecco, sono delle extension a clip. Se si è portata le extension da casa, che è peggio, che è pure peggio. Vorrei che me le applicasse. Va bene, così pago solo il servizio. E gli schiaffi che ti dà dopo, che sono inclusi nel prezzo. Ha portato solo questi capelli. Non credo che basteranno per fare tutta la testa. A sto punto portava parrucca, che facevi prima? Pensavo che magari potevate avere dei capelli in giro. Potrei mettermeli io. In che senso? Voleva dei capelli di ex clienti? Pensava che l'estetista conservasse i capelli degli ex clienti? Gli unici capelli che abbiamo nel salone sono quelli che abbiamo tagliato a qualcun altro e di solito li buttiamo. Non è che di solito, vanno buttati perché sono capelli di altre persone. Ah, ma giustamente di che cosa mi sorprendo? Beh, dato che li buttereste via, perché non metterli sulla mia testa? No! Vado a chiamare la polizia. Salve, Jessica, sono la direttrice del salone. Come posso aiutarla? Chiamate l'ambulanza. Vorrei usare, se possibile, i capelli che vi avanzano e che buttereste. Beh, sono applicazioni monouso e
purtroppo non possiamo fare come dice. Diciamo che non sarebbe igienico riusarli. Ma non sarebbe nemmeno logico su questo pianeta fare una cosa del genere. Ma poi come andrebbero applicati, capello per capello, impiantati nel cranio? Sono disposta a correre il rischio. Mi dispiace, ma non è possibile. Possiamo farle uno sconto, però. Possiamo fare 50 invece di 75. Oh, bene, grazie Jessica. Grazie mille e buona giornata. Anche questa volta la tecnica della pazzia su una pazza scatenata che vive sul pianeta Terra ha funzionato per avere uno sconto. Vorrei riaccendere la scintilla nel nostro rapporto. Comunque lei si chiama Apple Melecio, che tradotto si chiama Mele Melecio. Comprare biancheria di seconda mano è un ottimo modo per rendere più piccante il rapporto. Che schifo, che schifo, che schifo. Cioè lei deve cercare, no, di riprendere in mano quella che è la sua relazione sentimentale, anche quella un po' più intima, col suo partner, che va in giro a comprare mutande usate, capelli finti, latte di altre persone. Ma mannaggia la miseria. C'è chi dice che la biancheria dei negozi dell'usato faccia ribrezzo. Ribrezzo? No, ribrezzo. Che è ribrezzo? Ma io non sono per niente d'accordo. Ma che cosa odori? Che cosa odori? Facciamo scorreggiare dentro prima di prenderle. Mi domando quante persone le abbiano messe prima. Insomma, sembrano un po' rovinate. A maggior ragione ne prendere un paio nuovo e non usato. Vedo questa donna che esce dal camerino in biancheria intima, ma sono gusti. Insomma, chi sono io per giudicare? Ma smettiamo di uscire nudi qui dai camerini. Non è che qua ognuno fa quello che vuole. Dove siamo? A Gardaland? Questo mi piace molto. Anche a me. Sì, le sta molto bene. Basta! Basta provare roba usata, basta! 2,99. 2,99 è un po' sopra il mio budget. Potrebbe farmi uno sconto? Il famoso sconto pazzia, se ricordi. Questo e la vestaglia salveranno il mio matrimonio. Se deve salvare il suo matrimonio, le tolgo $2. In realtà non mi piace contrattare, ma alla fine mi ha convinto con la storia del salvare il suo matrimonio, quindi... E quindi ti sei fatto fregare. E siamo due persone fregate. Lei è tirchia, ma a livello agonistico. Comunque. Abbiamo dei campioncini di profumo qui davanti, se le piacciono. Se ruba tutti i campioncini di profumo io mi incazzo come una iena. Lo vuole il profumo? Sì, certo, finché è gratis. Ho avuto questi fantastici campioncini di profumo. No! 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 Honey Blossom. Honey, no! Lo userò stasera. Con la biancheria di seconda mano a $5, la spesa totale di Apple per il suo nuovo look è salita a $85, ben sotto i 100 previsti. Voglio ricordargli perché ci siamo sposati un po' di tempo fa. Io se fossi in te invece punterei proprio a farglielo dimenticare, perché se se lo ricorda ti lascia. Ciao tesoro. Ciao, come va? Bene. Ehi. Che succede? Che cosa sta succedendo? Cioè, io perché devo guardare quello... amici? Che ne pensi? E che cosa ne pensi? Sarà pure economico, però, cioè, io... Ho in mente una seratina speciale per noi. Cagate nelle magliette? E quindi, cioè, l'episodio finisce con loro che vanno di là e fanno... Bene. Vi ricordo che il 12 luglio uscirà Che Disastro su Spotify, il nuovo singolo degli Amedose Paciello. Vi lascio il link per presalvare il brano qui sotto in descrizione. Qui dal quartiere generale di Awed è tutto e noi ci rivediamo nel prossimo video. Mannaggia, mi sa.